Buonasera, bentornati. Continuiamo a parlare di quello che è il gioco d'azzardo, un'economia che fa da lavoro, un gioco o una malattia. Elisa Venturini, abbiamo visto un servizio che parla di un'esplosione, se vogliamo, una capillarità di questa diffusione di macchinette, slot machine, VLC, poi hanno i nomi più strani, a partire dal decreto Bersani, quindi 2006 col 2007 poi. Per cui una diffusione di questo gioco d'azzardo ovunque, dai bar alle cartolerie, la lavanderia, ovunque si può infilare una monetina e giocare. Allora, se lo Stato deve tutelare il cittadino, perché questa sembra così, sembra, mentre ne parliamo, essere una malattia sociale, perché non è solo l'individuo che ha un problema e si deve curare, ma un problema sociale. Esiste un conflitto di interessi a questo punto tra uno Stato che ha degli ingenti guadagni da un gioco d'azzardo, dal gioco comunque legato a questa, ma anche deve e ha l'obbligo di tutelare i suoi cittadini? Questo di sicuro, nel senso che lo Stato da una parte, assecondando anche le lobby del gioco, tende a favorirlo, il gioco d'azzardo. Dall'altra parte noi ci troviamo come amministratori locali, come sindaci, a dover affrontare quelli che sono poi gli effetti del gioco d'azzardo e quindi effetti da un punto di vista sociale, sanitario, quelle persone che hanno dipendenze, che hanno problemi, che rovinano famiglie, per cui noi dobbiamo in qualche modo cercare di intervenire per dare un sostegno a queste persone e alle loro famiglie e dall'altro lato anche creano comunque allarme sociale, perché di recente anche nel mio comune ci sono stati due furti e una rapina in bar dove c'erano delle slot machine, perché sono luoghi dove c'è una concentrazione anche di denaro. Dove trovi tu adesso 4, 5, 6 mila euro da poter così rapinare, rubare in maniera rapida? Ecco, quindi non solo mi creano dei problemi da un punto di vista sociale e sanitario, ma anche di allarme sociale. Quindi noi ci dobbiamo attrezzare per poter fronteggiare questa realtà. Come si diceva prima, gli strumenti che noi abbiamo, nel caso ad esempio di Casalserugo, noi abbiamo adottato con regolamento edilizio un divieto di aprire sale giochi. Infatti nel mio comune non ci sono sale giochi, però il problema di fondo è che poi in maniera capillare nei pubblici esercizi si possono disporre di queste macchinette. L'unica cosa che noi possiamo fare è l'ordinanza e con l'ordinanza una limitazione dell'orario. Adesso è stata impugnata l'ordinanza che io ho fatto da parte dei gestori dei bar del mio comune, tra l'altro sono tutti cinesi, e adesso sono in attesa di vedere che cosa succederà sulla scorta di quello che è accaduto invece a Padova, dove è stata fatta l'ordinanza. Limitazione dell'orario, c'è stato un ricorso, è stato rigettato, quindi io confido su questo perché le istituzioni, io sono del parere, non possono girarsi dall'altra parte. Cioè io non posso vedere i miei cittadini rovinarsi, non posso avere una situazione di allarme sociale, girarmi dall'altra parte e far finta di niente. Quindi in qualche modo noi dobbiamo intervenire e lo facciamo con quello che naturalmente possiamo anche fare. È chiaro che dobbiamo creare anche una cultura, una sensibilità. Forse fino a poco tempo fa non c'era, adesso le istituzioni si stanno muovendo su tutti i livelli, a più livelli, proprio per creare anche questa cultura della legalità e del fatto che il gioco molto spesso crea delle conseguenze negative e soprattutto induce a delle forme di dipendenza che poi sono negative per la comunità. Però è indubbio, noi vediamo le realtà locali, i comuni, i sindaci, che sono poi le istituzioni più vicine ai cittadini, lottare contro un fenomeno quando dall'altra parte c'è uno Stato italiano che cavalca sicuramente attraverso anche una pubblicità dove incentiva a giocare con la testa. Ma com'è Ma possibile questa? poi se noi andiamo a vedere, è una cosa che dico spesso, l'amministratore pubblico locale, il sindaco in particolare, si trova a dover fronteggiare dei fenomeni, la prostituzione, il gioco d'azzardo, i campi rom, dove tu, amministratore locale, oppure in materia anche di sicurezza, hai delle possibilità limitate di intervento perché la normativa nazionale non te lo consente e dall'altro lato hai lo Stato che dovrebbe intervenire, che dovrebbe disciplinare, che dovrebbe tutelare, che in realtà è assente perché non affronta certe tematiche che sono sicuramente spinose, ma che poi l'amministratore locale si trova a dover fronteggiare con gli strumenti che ha per cercare di tutelare il proprio cittadino e per andare incontro alle esigenze della propria comunità. E questo è il grande problema che noi abbiamo. Certo, Padova dicevamo per ora la sta spuntando, mi conceda questo termine assessore, perché appunto è una lotta sicuramente nel cercare di limitare quello che è un degrado legato a queste sale, che poi c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, esiste, non esiste, sicuramente le versioni sono molte. Con noi abbiamo anche un dirigente di una sala scommesse che poi questa sera ci porterà ovviamente un lato di una medaglia di un'economia che probabilmente funziona e funziona bene, un gioco che non coinvolge solo persone malate di questa patologia. Intanto comunque il comune di Padova ha vinto il ricorso al TAR, quindi l'orario è limitato, l'accesso, diciamo, a queste strutture dovrebbe essere limitato. Eh sì,
È stato limitato con un'ordinanza coraggiosa messa in atto dall'amministrazione Bitonci, che chiude appunto queste, anzi lascia le aperture molto ridotte dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22, in orari sia in giornate sia feriali che festive. Vede, mi ha molto colpito la testimonianza dell'ospite, che Carlo. veramente ringrazio per il coraggio che ha avuto e che sta avendo tuttora, anche perché riprendersi la vita in mano non è facile. E lo sappiamo che è un problema serio, e proprio perché è un problema serio deve essere affrontato anche con grande senso di responsabilità dalle amministrazioni e dalla politica. Lo dico non solo perché qui in provincia di Padova ci sono 70.000 giocatori, di cui 15.000 sono a rischio di dipendenza e 3.000 sono dipendenti patologici. E allo Stato, ma la Regione, costano circa 35.000 euro all'anno. Facciamo presto i conti, sono circa 100 milioni di euro che in Regione Veneto vengono spesi per questo genere di dipendenze. A me dispiace quando a volte sento che queste dipendenze, queste persone vengono trattate solo come capitoli di bilancio. Ma invece qua dobbiamo capire che ci sono delle famiglie intorno, un grande dolore. E ci sono degli stati psicologici che davvero devono essere aiutati, e questo lo si può fare soltanto con le amministrazioni locali, perché poi tutta la responsabilità ovviamente ricade lì. E quando ho detto prima che la politica ha una responsabilità, questo è vero, peccato però che il governo ha condonato l'evasione fiscale delle case slot del 93%. Allora i rappresentanti del Nuovo Centrodestra e del Partito Democratico ci devono spiegare come mai si chiedono, che non hanno gli strumenti nei comuni, quando è questo stesso governo, è il loro governo, che ha condonato, lo ripeto, il 93% dell'evasione fiscale alle case slot. Poi dopo mandano. E qui poi mi taccio, poi dopo mandano le fiamme gialle fuori dai bar a controllare gli scontrini da 1,25 euro, e se per caso non ne trovano uno chiudono il bar. Ecco, e invece le sale slot hanno il 93% di condono sull'evasione fiscale. E quindi anche le amministrazioni si trovano in grave difficoltà quando poi bisogna contrastare queste attività che portano davvero le famiglie in condizioni disastrose, perché poi è vero, c'è anche tutta una criminalità che gira intorno, perché chi finisce i soldi poi va anche ricorre agli strozzini, e ce ne sono tantissimi che girano intorno come degli avvoltoi sulle carcasse, ecco, di questa povera gente, perché è di povera gente che stiamo parlando. Succede Certo. qualcosa? Bui, prego. Sì, tutto bene. Se cominciamo a ragionare sul problema e non buttarlo in politica su questo. Perché nessuno può insegnare se non può dare l'esempio. Mi ricordo che quando è stata tolta l'ICI, è stata tolta dal governo Berlusconi, e attingendo al maggior gettito del gioco d'azzardo. E non c'è stato governo, né di destra né di sinistra, che non abbia fatto i conti poi nelle finanziarie con il gioco d'azzardo. Quindi non facciamo sempre la morale il centrodestra, il Ma centrosinistra, perché è stato il nuovo condonato centrodestra. quell'importo? Parliamo quasi di un È 100%. una vergogna assoluta che sia stato condonato un importo alle 10 concessionarie del gioco che abbiamo in Italia, perché sono coloro che regolano di fatto tutta anche. E condizionano tutta la politica. Che cifre stiamo parlando, Stiamo Bui? parlando intorno ai 90 milioni di euro. No, No, miliardi di no, si euro, informi scusate. meglio, 90 90 miliardi. miliardi, scusi, 90 Per miliardi di valore di euro. 4-5 Ma finanziarie. stiamo parlando di L'IMU sulla concessionari. prima casa erano 4 Stiamo miliardi. parlando di concessionari del L'IMU sulla prima gioco. casa erano 4 miliardi. Stiamo parlando di concessionari del gioco che finanziano anche la politica. Stiamo parlando di concessionarie del gioco che hanno tutti i giornali, la pubblicità in tutti i giornali italiani, tranne un quotidiano che è Avvenire. Stiamo parlando di concessionarie del gioco
che finanziano tutte le televisioni italiane, pubbliche e private, perché la pubblicità c'è su tutte. Dicevamo prima in uno spazio che io in 2 anni che giro a parlare di gioco d'azzardo, è la prima volta che mi capita di venire su una trasmissione e una emittente a parlare di gioco d'azzardo, perché nessuno, tutti Certo, si ne faremo rifiutano nel sicuramente parlare anche di gioco altre. d'azzardo. Quindi capite le sproporzioni che abbiamo nel parlare di questo, e qui la morale non possiamo farla a nessuno, abbiamo tutti fallito in questo, e i sindaci, ultimo anello, quello più vicino ai cittadini, come diceva lei prima, si trovano a inventarsi la giornata con provvedimenti che poi verranno probabilmente cassati o Impugnati di sicuro. impugnati in qualche posto, quindi con costi ulteriori per i nostri comuni, perché non possono girare la testa. Diceva benissimo Elisa, un sindaco non può girare la testa e non è neanche capace di Certo. girare la testa rispetto a questa malattia dei propri C'è una cittadini. questione Mi di livelli permetta, istituzionali. inserisco, Carlo prima diceva, finché non mi rendo conto di avere un problema, però non lo posso risolvere. 90 miliardi è un bel problema per lo Stato Ma è una questione di italiano. livelli istituzionali, come si diceva prima. Le lobby del gioco sono fortissime in Parlamento, a prescindere dal colore politico. Poi sul territorio gli amministratori di tutti i colori hanno il problema perché hanno il contatto diretto col cittadino e hanno la problematica da gestire. Il Parlamento è lontano dalla gestione dei problemi, dalle emergenze del territorio, dalle problematiche dei cittadini, dall'aspetto umano, dall'aspetto sociale, che è quello che in qualche modo Nominato cerchiamo di comunque interpretare noi qualcuno che siamo gli amministratori vicino alla gente. È questo il Sono discorso. d'accordo con lei, le problematiche le avete voi sindaci direttamente, ma sono 90 miliardi di euro. Prego Valdegamberi. E Sì, guarda, intanto condivido le osservazioni questo non vuole, fatte. scusatemi, non vuole essere da parte No, mia un giudizio nei confronti di certo. nessun colore È da politico, anni. perché penso poi che oggi il colore politico sia l'ultimo dei No, lui. No, problemi ma per i tutti i governi in cittadini. questi anni Tutti i hanno fatto le governi. stesse Guarda operazioni. che io Prego. credo per fatto il Madonna, primo proprio. disegno di legge, di iniziativa, che è stato fermo ancora 6 anni fa, di iniziativa regionale, poi lasciato lì lettera morta, su una legge statale, perché la competenza del gioco d'azzardo è dello Stato e non delle regioni, Certo. che rimetta, che riporti tutto il gioco d'azzardo come era un tempo, in luoghi controllati, come nei casinò, in luoghi dediti dove c'era una certa forma di controllo, e quindi riportarlo dentro alcune mura, e quindi non diffuso ovunque in tutti gli angoli dei nostri paesi, dei nostri territori, come è Proprio oggi. così. Perché già 6-7 anni fa, mi pare, era 7 anni fa più che 6, si avvertiva già i primi sintomi del problema, adesso il problema è esploso. Nel frattempo la Regione Veneto, do anche una notizia, perché abbiamo, è sulla finanziaria che stanotte si vota, abbiamo introdotto, o meglio, fatto introdurre con un emendamento alla finanziaria un articolo che di fatto recepisce una La sintesi di legge. alcuni disegni di legge, che è il primo atto concreto di prevenzione e quantomeno di cercare di contenere il fenomeno, perché purtroppo il fenomeno non possiamo gestirlo noi, perché non siamo noi che l'abbiamo inventato, noi subiamo le conseguenze, e nel bilancio regionale dobbiamo trovare i soldi per fronteggiare le conseguenze della dipendenza dal gioco d'azzardo. Comunque questo provvedimento che verrà votato stanotte, l'articolo è già stato votato, prevede innanzitutto un supporto alle amministrazioni locali, perché le loro ordinanze non cadano nel vuoto, abbiano quando meno Perché sono non siano previste da soli una in questa legge, lotta, se vogliamo. sono supportate da una Certo. legge regionale, quindi quando motivi di carattere, quindi non sono un'ordinanza pura, ma c'è una legge alle spalle che può dare maggiore certezza al diritto, e quindi se un sindaco fa l'ordinanza in coerenza con le disposizioni di quella legge lì, di fronte a un organo amministrativo, un ricorso al TAR, è maggiormente tutelato. Prevedono delle norme quindi di prevenzione, prevedono delle misure anche oggi non è ancora previsto il livello essenziale di assistenza della sanità, perché è un fenomeno che è esploso recentemente per quanto riguarda il gioco d'azzardo, quindi non ci sono risorse destinate già dal fondo sanitario. Noi, in attesa che arrivino le risorse dallo Stato, meglio la missione all'EA, per il termine tecnico del livello essenziale di assistenza, che è la patologia del gioco d'azzardo, abbiamo in questa legge anticipato da subito, già da quest'anno possiamo in via sperimentale introdurlo con risorse aggiuntive e con risorse che lo Stato nel bilancio ha messo destinato alle regioni. Quindi abbiamo però fatto un'altra cosa importante, abbiamo inciso sulla leva fiscale, perché non è giusto per premiare chi è slot free, chi fa una scelta etica in un locale, deve pagare meno tasse rispetto agli altri. E questo è un aspetto che so che dà molto fastidio al mondo commerciante, ho avuto parecchie proteste nella mia città, Verona, io sono stato promotore proprio di questa. Abbiamo messo un'addizionale IRAP
su tutti i redditi di chi, dei locali che hanno slot machine. Sarà un 0,2% in più, quindi costerà purtroppo poco rispetto a quelli che saranno i danni che queste entrate IRAP entrano nelle casse della regione e verranno destinate poi per curare le persone, per aiutare le famiglie, per interventi di carattere socio-sanitario e assistenziale, certo, finalizzati lì. Però comunque può essere circa coincidere da 500 ai 1000 euro l'anno di tassa in più aggiuntiva che per quel locale lì, tanto per dare un segnale. Poi divieto di pubblicità delle vincite, d'ora in avanti, ecco, i sindaci potranno fare ordinanze e dire: se uno dice qui abbiamo vinto, no, qui dovremmo mettere qui abbiamo perso, abbiamo rovinato tante famiglie per fare par condicio. E quindi chi mette questo, espone questo qua, e sono sanzioni pesanti fino alla chiusura e la revoca addirittura in caso di trasgressione della licenza. Cioè abbiamo fatto veramente una legge abbastanza, prendendo il meglio delle varie leggi fatte finora in Italia, siamo arrivati per ultima, ma abbiamo cercato di fare qualcosa, certo, di sostanziale. Ripeto, noi non risolviamo il problema. Il problema, l'appello va fatto veramente, come è stato detto prima, allo Stato. Qui non è possibile che lo Stato, alla fine il bilancio è zero. Non c'è guadagno vero, non c'è guadagno vero. Quando io rovino le famiglie, quando distrutto il tessuto sociale, le relazioni, il patrimonio famiglie, non c'è. Non è, e non è possibile neanche la giustificazione che qualche volta qualche industriale mi ha detto: noi creiamo economia. L'economia non si crea sulla pelle delle persone. Cioè, anzi, è un modo sbagliato. Facciamo investimenti in altro settore, creiamo lavoro e occupazione in altro settore, non certo rovinando le famiglie. Questo veramente è delinquenziale da parte di uno Stato biscazziere come quello questo. E quando di dietro sappiamo benissimo che ci sono interessi della malavita, e questo è ben chiaro, e di qualche politico che si nasconde in qualche società anonima in giro per il mondo. Questo è ben chiaro. Qui dietro ci sono tanti che mangiano, non per niente la lobby è forte. Certo, il nostro paese è il secondo paese, prego, siete come volume di gioco al mondo, pur avendo l'1% della popolazione, forse meno, è il paese il secondo al mondo dove si gioca di più. Prego. Oh, sono sempre io, Luca. Niente, un plauso va a quei sindaci che hanno adottato questa restrizione sulla fascia oraria. Bisognerebbe che tutti i sindaci però lo facessero. Bravo, esatto. Perché è inutile farlo qui a Padova o farlo a Casal Serugo e poi andare fuori di un chilometro fuori da Padova e trovo tutte le slot possibili e immaginabili. Bravo. Più ci vorrebbe più controllo anche però qui a Padova, perché io vivo qui a Padova e posso dirvi che slot che tengono aperti oltre l'orario consentito ce ne sono. Aprono ancora prima, ce ne sono. Basta schiacciare un bottone, la macchinetta si accende o si spegne. Ci vorrebbe, qualcuno ha portato prima l'esempio dello scontrino fiscale sul caffè. Ecco, bisognerebbe controllare di più questi esercenti che tengono aperti fuori, oltre l'orario. E poi devo dire un'altra cosa. Il fenomeno sembra che si sia esploso adesso. È esploso già da tanto tempo si sapeva che c'era questa dipendenza, che il gioco d'azzardo avrebbe fatto male e avrebbe rovinato tante 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 famiglie. Bisognerebbe parlarne di più, fare più, trovarsi di più con le persone, nelle scuole, negli incontri, parlarne di questa malattia, portare a conoscenza da più persone, perché fin tanto che lo facciamo una volta ogni tanto non concludiamo niente, certo. Dobbiamo metterci a disposizione e portare la nostra esperienza, la nostra tribolazione, quello che noi abbiamo vissuto per colpa del gioco. Tutto il male che il gioco ha fatto a noi dovremmo far capire agli altri cosa può succedere se si percorre questa strada. Grazie ancora. Sì, intervenite, scusate. Prego. Sì, non mi ricordo più il mio nome. Il tuo nome te lo dico io, Antonio. Allora, intanto io mi allego al mio fratello qui vicino a me e soprattutto faccio un primo applauso a Carlo, perché lui 24 ore al giorno senza giocare come noi ha preso il jackpot della vita. Bravo Carlo. Successivamente volevo dire una cosa, io eviterei di fare troppa campagna elettorale. Successivamente io in persona ho contattato le istituzioni, ho provato in mille maniere, sta di fatto comunque sia un ritorno, un feedback sotto questo punto di vista qua non l'abbiamo ancora avuto. Ho incontrato il sindaco Bitonci, ci ho parlato assieme, ho avuto
una risposta telefonica di un possibile appuntamento, però siamo ancora in attesa. La nostra volontà, noi siamo a costo zero sia per lo Stato che tanto più per le associazioni, per i comuni e per quant'altro. Antonio, la fermo subito, abbiamo qui con noi l'assessore, poi continui pure a parlare, abbiamo con noi un assessore che lavora col sindaco Bitonci quotidianamente. Può spendersi in questo senso un appuntamento, questa associazione riesce ad averlo? Certo, c'è un dialogo, un'attenzione in questo senso? Assolutamente sì, il sindaco è sempre a disposizione, oggi abbiamo fatto anche una delle giornate mensili del sindaco ascolta i cittadini, dove incontra i cittadini in ogni rione di Padova, quindi siamo già all'ottavo appuntamento. Ecco, bene. Bene, quindi lo sa che c'è tutta la disponibilità, comunque sono qui dopo, sono a disposizione, se vuole le lascio anche i miei riferimenti, quello che c'è, insomma mi fermo volentieri per ascoltarla. Benissimo, Antonio, l'ho interrotta, continui pure. Sì, dico solo che la nostra volontà, ripeto, essendo a costo zero per i comuni e a disposizione per le famiglie e quant'altro, la nostra volontà è quella, che noi non possiamo scendere in piazza con i cartelloni per una ovvia motivazione di rispetto per le persone che stanno male, come abbiamo detto prima, ma di creare assieme una collaborazione, una partnership, un protocollo di intesa assieme al comune, al fine di tutelare purtroppo questa chi soffre di questa malattia, perché di malattia si tratta, non è più una patologia, una ludopatia, si sente parlare, questa è una malattia vera e propria, e a differenza della tossicodipendenza qui non c'è nessun farmaco che possa agire, ragazzi, non c'è nessun farmaco che possa agire, tranne in primis la volontà della persona. Poi parleremo anche delle nostre storie, per carità, però è un problema che va a dilagarsi a macchia d'olio e soprattutto è subdolo, perché tocca dalla persona indigente, tra virgolette, al ricco, per cui è una cosa molto molto grave, e se c'è questa disponibilità noi, ripeto, non costiamo nulla. Certo. Abbiamo con noi Oscar Miotti, vicepresidente ordine degli psicologi. È una malattia subdola questa. Chi viene coinvolto da questa patologia e poi chi riesce a rivolgersi poi ai medici o a questa associazione, diciamo, di volontari per provare ad uscirne? Beh, è una malattia subdola perché inizia un po' alla volta, non è che tu entri subito ad avere una e percepisci di avere una patologia. Un po' alla volta ti prende, no? Pensiamo anche a altre patologie, non è un bicchiere di vino che ti rende alcolista, ma è la frequenza e poi l'aumentare. Quindi nel caso del gioco d'azzardo si tratta di una vera e propria patologia che adesso è anche classificata nei manuali della patologia mentale come una patologia, come una compulsione. Quindi su questo non c'è dubbio. Chi coinvolge? Coinvolge, come dicevano i giocatori anonimi, coinvolgono un po' tutte le persone. Magari talvolta le persone, per esempio, si vede che c'è un andamento, l'aumentare dell'istruzione, c'è una diminuzione della frequenza di chi gioca, però ecco, io non farei una distinzione classista così, no. Ecco. E, rivolgersi a chiedere aiuto è difficile perché proprio perché c'è l'anonimato anche nel gioco per esempio online, uno non va, per esempio diceva Valdegambere prima il discorso del casinò, quando uno andava al casinò si esponeva socialmente, certo. Mentre uno se può giocare da casa sua non c'è neanche l'aspetto sociale, non neanche allontanato, se uno esatto, vedi, esatto. Mentre adesso chi deve chiedere aiuto lo fa solo nel momento in cui ha stressato la famiglia, c'è appunto una situazione anche di indigenza, spesso si va dal sindaco a chiedere anche di poter mangiare, perché poi alla fine le persone veramente distruggono la loro vita. E oltre al fatto che ci si accorge di avere una patologia, una dipendenza, quando anche a livello lavorativo si ha la testa nel gioco, quindi si rende meno nel lavoro,
si ricorre ad ogni momento per andare online, andare a giocare. Quindi la persona... Questi già degli effetti conclamati, sì. Se vogliamo, quali sono i primi campanelli d'allarme? Se a casa una famiglia ci sta guardando, sì. Quali sono i suggerimenti che possiamo dare per cercare di anticipare, se possibile, capire per tempo ed eventualmente a chi rivolgersi? I primi campanelli d'allarme sicuramente sono il fatto che le persone sono come prese, magari sono più assenti. Tante volte le mogli pensano che ci sia un amante, poi ci sono degli ammanchi di soldi, si comincia a chiedere qualche prestito, ma lì siamo già avanti. Oppure dice: devo fare un finanziamento per la casa, devo pensare, faccio un finanziamento per aiutare la famiglia. Ecco, se non ce n'è bisogno, allora la moglie o il marito, in quel caso, può rendersene conto. Ecco, sicuramente un'assenza, il fatto che la persona sia presa e che abbia questo obiettivo di andare a giocare, proprio magari per recuperare le somme perse, perché poi è un qualcosa che si rincorre continuamente. Certo. Andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlare del gioco d'azzardo e vediamo quali sono i numeri di questa patologia, di questo fenomeno però, perché appunto è anche un fenomeno economico del nostro paese.